E ora parliamo di calcio perché c'è grande entusiasmo in queste ore a Pescara per l'arrivo, la permanenza di Max Allegri che nel pomeriggio sarà all'Adriatico per il Curi Junior Camp organizzato per il terzo anno consecutivo dall'SD Curi Pescara del presidente Antonio Martorella, fraterno amico di Massimiliano Allegri, di cui è stato compagno di squadra nel Pescara per 2 stagioni dal 91 al 93. Proprio a seguire la giornata pescarese di Allegri c'è il nostro Massimo Profeta con il quale siamo in collegamento diretto. Massimo, allora dove ti trovi? Grazie Carmine per la linea. Dunque, alle nostre spalle le Paiotto, come dicevi poc'anzi, perché Allegri naturalmente è a pranzo con i suoi amici. Abbiamo visto anche il nuovo sindaco di Pescara, Carlo Masci, abbiamo anche notato Guerino Testa, la presenza di Guerino Testa, ma tantissimi amici, soprattutto i suoi compagni di Ventura di un tempo qui a Pescara. Ricordiamo che Allegri ha giocato dal 91 al 93, è stato un grande centrocampista di quel Pescara di Giovanni Galeone, ha vinto un campionato nel 91-92, poi è rimasto anche la stagione successiva in Serie A, segnando tra l'altro 12 gol e poi è tornato dal 98 al 2000, 2 stagioni di Serie B, la prima con De Canio, Giorgini De Canio, e poi la seconda sempre con Giovanni Galeone, che è stato un po' il suo mentore. A pranzo dunque alle Paiotte, poi alle 15:30 Allegri, nelle vesti di istruttore, sarà allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, proprio per queste 5 giornate organizzate dall'SD Curi Pescara del suo amico fraterno Totò Martorella. Sarà appunto a Pescara, allo Stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia nelle vesti di istruttore per i tanti bambini che appunto hanno aderito a questa iniziativa. Quindi vedremo un Allegri inedito, diciamo soprattutto come istruttore, lui che è un allenatore, un top degli allenatori, è tra i top degli allenatori nel mondo, perché insomma ha vergato pagine assolutamente indimenticabili alla storia, nella storia della Juventus, con 5 scudetti e non solo in altrettante stagioni. Naturalmente noi lo abbiamo intercettato appena è arrivato qui alle Paiotte insieme con il suo amico Totò Martorella. Allora prego la regia di mandare questo breve filmato, soltanto pochi secondi, un saluto da parte di Max Allegri, soprattutto alla città di Pescara. Salutare ai tanti No, no. tifosi del Pescara. No. Tutto, no, ma proprio così. Un saluto a tutti i tifosi del Anche Pescara. a Tonino Monaco. A Tonino Monaco è il numero uno. Bene, fin qui Massimo, l'arrivo di Allegri. Ora naturalmente a tavola, chissà di che cosa si starà parlando con gli amici. Non credo soltanto dei vecchi tempi, qualcuno gli avrà chiesto magari qualcosa sul suo futuro e chissà che non trapeli qualcosa da qualche indiscrezione nelle prossime ore, Massimo. Naturalmente tu seguirai chissà. Allegri e gli porrai la domanda quando e se è possibile più avanti nella giornata, no? Ma io, guarda, ci proverò, assolutamente sì, anche perché insomma abbiamo un buon rapporto ormai da tantissimi anni. Anzi, ci ha invitato gentilmente a lasciare il locale a un certo punto, ma è stato molto simpatico quando si è rivolto al sottoscritto. Cercheremo naturalmente di importunarlo, tra virgolette, se poi volesse darci qualche news saremmo contenti, però la vedo dura. Per quanto riguarda invece, magari potremmo parlare, fare il punto mercato sul Pescara, se sei d'accordo, Certo, certo. Carmine, perché è chiaro che insomma è un momento in cui ci si guarda attorno. Non è partito ufficialmente il mercato del Pescara per tanti motivi, perché si è appena chiusa la stagione, una stagione comunque importante e positiva, semifinale playoff, un rigore di differenza, conti fatti, con il Verona, un grande campionato. È chiaro che il Pescara deve totalmente rifondare il reparto offensivo, almeno 3 esterni, 2 punte centrali, una mezzala, quindi parliamo anche del centrocampo, un terzino sinistro, visto che al momento c'è solo Del Grosso, che ha i suoi anni, è stato confermato per un altro anno, viene da un'ottima stagione, però è un 83, 36 anni, e quindi ci vorrà un'alternativa all'altezza di Cristiano Del Grosso. Potrebbe rimanere Giovanni Pinto, che ha fatto bene nel finale di stagione, ha giocato 2 partite da titolare e di proprietà del Parma. Ma attenzione, si parla anche di Tommaso Dorazio, che è abruzzese doc di Bucchianico, tra l'altro un calciatore bandiera, un classe 90, lo scorso anno si è consacrato in Serie B nelle fila
del Cosenza, dove ha vinto anche due anni fa il campionato di C1, o meglio l'anno scorso, perché è passato solo un anno dalla finalissima disputata proprio a Pescara il 16 giugno 2018 contro il Siena. Ebbene, Dorazio potrebbe essere un obiettivo sensibile, per così dire. Ripetiamo, classe 90, si è consacrato in Serie B, è un giocatore bandiera, e questo non va dimenticato, perché non andrebbe a fare lista. La lista è importante nell'organizzazione e nell'allestimento di un organico di qualsivoglia società, quindi giocatore bandiera, non fa lista e potrebbe e può ricoprire diversi ruoli, non solo quello di esterno sinistro ma anche quello di centrale in una difesa a tre, visto che lo ha già fatto Tommaso Dorazio quando ha militato nel Teramo di Vincenzo Vivarini, ma può giocare anche da esterno di centrocampo, un centrocampo a 5 o a 4. Oggi Sebastiani, tu me lo facevi notare poco prima di andare in onda, ha parlato di due talenti del Napoli: Gaetano, classe 2000, che ha esordito nel massimo campionato nella squadra di Carlo Ancelotti, due presenze, aveva già esordito in Coppa Italia, a dire il vero, a gennaio contro il Sassuolo. È un trequartista esterno che ricorda tantissimo Insigne, però andiamoci piano con i paragoni, è un classe 2000. E l'altro invece più conosciuto, perché ha già qualche anno di esperienza alle spalle, Gennaro Tutino, che è stato un obiettivo in realtà del Pescara anche la scorsa estate. Gennaro Tutino ha segnato 10 gol quest'anno in Serie B col Cosenza, ha vinto il campionato lo scorso anno in C1, quindi compagno di squadra di Tommaso Dorazio, era stato già cercato, come ho detto poc'anzi, dal Pescara la scorsa estate, poi non se ne è fatto nulla perché di proprietà del Napoli, era stato tra l'altro ceduto al Carpi, poi lui ha voluto fortissimamente tornare a Cosenza, ha fatto bene perché è stata una grande stagione, un giocatore di grandissima qualità, può giocare sia a sinistra che a destra nel reparto d'attacco, ci sono ottimi rapporti con Pisacane, l'agente di Gennaro Tutino, ottimi rapporti naturalmente tra Sebastiani e Pisacane. Staremo naturalmente a vedere, però siamo soltanto agli inizi, Carmine, quindi c'è davvero tanta carne al fuoco e bisognerà scegliere i giocatori giusti per andare ad allestire una rosa composta da giocatori di esperienza come quest'anno, ma anche da giocatori giovani. Grazie, grazie Massimo per questi ultimi aggiornamenti anche di mercato. Naturalmente aspettiamo il TG Sport di questa sera per vedere anche come proseguirà questa giornata di Massimiliano Allegri all'Adriatico Cornacchia. Possiamo, ecco, per chi volesse assistere a questa giornata di scouting tra i talenti dell'Arenato Curi, è possibile andare allo stadio e vedere questa selezione, oppure a porte chiuse? Sì. No, l'ingresso è libero, chiaramente dagli spalti, quindi chiunque volesse può andare, insomma, a vedere quello che farà Allegri nel pomeriggio, e sarà un bel vedere perché già lo scorso anno è stato, lo ricordiamo, Allegri, questa è la terza edizione del Junior Curi Camp organizzato dalla SD Curi Pescara, e per la terza edizione ha aderito a questa iniziativa Massimiliano Allegri, e per il secondo anno diciamo che si cimenterà tra virgolette nelle vesti di istruttore, quindi dalle 15:30 alle 17:30 tutti coloro che avranno interesse potranno vedere Max Allegri dal vivo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Grazie, grazie Massimo, buon lavoro per il pomeriggio.